sempre una prova di forza, è una prova che chiaramente unisce lo spirito al corpo, ma ci auguriamo che anche quest'anno tantissimi temerari partecipino, perché in tutto questo si riconosce che la nostra città e il nostro territorio è veramente un posto fortunato, un'isola felice. Ci auguriamo veramente che il meteo, nonostante le previsioni meteo appunto non sono delle migliori, aiuti e ci consenta anche quest'anno di fare un bel cimento che l'anno scorso ha raggiunto quasi 300 persone. È fondamentale chiaramente che ci siano tanti partecipanti e perché no, anche se il tempo fosse brutto, il cimento, salvo veramente casi di allerta, si farà e sarà una sfida ancora maggiore per i temerari chiaramente che affronteranno l'acqua. Io ringrazio chiaramente la Balneare Imperiese, ringrazio lo Zonta Imperi, ringrazio tutte le persone che sono andate a fare, che come sempre inauguriamo l'anno nuovo affrontando il mare e le nostre acque, che sono veramente un paradiso che tanti vorrebbero avere. Partecipazione importante di tante persone, visto che abbiamo l'adesione anche del club femminile Zonta, che sia una partecipazione anche molto femminile, e come diceva già Gianni Rossi, sicuramente è un'esperienza meravigliosa, coinvolgente, ricca di emozioni. È un'esperienza da vivere e l'importante è fare questo passo, fare questo salto e vincere la difficoltà del primo momento, proprio quando si è sulla battigia e che in quel momento lì fa un po' freddo. Ma poi quando si entra nell'acqua si sente questo freddo che è solo un piacere. E poi quando uno esce non sente più niente, soltanto la soddisfazione di aver fatto questo bagno, che è un'esperienza ricca di emozioni, insomma, da provare. Vi aspettiamo quindi numerosi. Ci siamo tutti pronti per un bagno speciale, perché le previsioni del tempo fanno i capricci, ma la notizia è che anche se piove si farà il bagno lo stesso, prima di tutto. Io ci metterò tanta musica, tanta animazione, dunque tutta la città è invitata per venire a vivere in prima persona, a fare il tifo per coloro che fanno il bagno, magari sono anche degli amici, ma soprattutto l'appello è: venite voi che state guardando queste immagini, perché voi immaginate che faccia freddo, ma quanto fa freddo? Più o meno è come in estate alla fine, entrate dentro, sentite quel freddo, una volta dentro vi abituate. Anzi, e chi fa il bagno li vedete che poi rimangono in acqua e giocano e si divertono. Morale, potremmo essere molti di più. Fate una scommessa tra di voi, tra amici, tra parenti. Dai, andiamo quest'anno a fare il bagno, ci vediamo alla spiaggia. Ora andiamo? Sì, questo è un appello che ci tengo. Poi quando siete lì ci penso io a farvi scaldare. Tanto riscaldamento. Un grande saluto a Erika Cannoni, che purtroppo, come ben sapete, non c'è più. Lei era fantastica a fare non soltanto il riscaldamento, ma anche l'animazione con me. Un bacio a lei e a voi che verrete al cimento d'Imperia.